Sicuro? Vai, tranquillo. Cioè, avrai la maga Sibilla e le sue ancelle ad accoglierti. Wow! Benvenuti genti, benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono un cantastorie, giro il mondo di città in città, paese per paese, piazza per piazza, albero per albero, per raccontarvi una storia. Il Guerin Meschino, cavaliere errante. Bene, a 18 anni, Guerino decise finalmente di partire per il mondo. Voleva scoprire chi fossero i suoi genitori, dove era nato, chi era. Aveva sentito di una maga, la maga Sibilla, che tutto sapeva e poteva dirgli chi fossero i suoi genitori. Partì per il mondo per cercarla. Se ci fosse un cavallo, un carro, qualcosa. Scendo giù? Ok, ci siamo. Sì! Com'è nata l'idea di raccontare Guerin Meschino? Il Medioevo è sempre stato anche a scuola un periodo storico che mi è piaciuto tantissimo, gli eroi mi piacciono le storie, i castelli. E quindi poi una storia che riguardava la Sibilla, montagna e Medioevo, mi sono appassionato a questo Guerin Meschino come personaggio, come eroe. Il coraggio che ha lui, la forza di andare a capire chi è. Potrebbe essere anche una cosa abbastanza anche un po' filosofica, nel senso conoscere se stessi. Come tante volte magari noi nella vita lavoriamo, facciamo 3.000 cose, però ci dedichiamo poco tempo noi stessi a conoscere chi siamo davvero. Invece il Guerino ha avuto la forza di andare a scavare su se stesso, andare a scoprire chi era. La maga Sibilla è un'incantatrice padrona del regno che sorge all'interno della montagna. Una volta entrati, si deve restare lì fino ad un anno. Ma passato quel termine, o si esce, o se si sceglie di restare, sarà per sempre. Perché è data la vita eterna. Ed è facile lasciarsi ammaliare da lei e perdere la cognizione del tempo. In realtà è un luogo del diavolo. Ogni sabato a mezzanotte tutti gli uomini che hanno scelto di restare lì si trasformano in mostri e soffrono da morire come punizione divina per essersi fatti ammaliare dalla maga profana. La storia del Guerin Meschino fu raccontata nel 1400 da Andrea da Berberino. Da allora molti altri hanno cercato l'antro della Sibilla. Non sappiamo quanti l'abbiano trovato o quantomeno quanti siano riusciti a tornare. Non mi resta dunque che chiamare il misterioso uomo che aveva telefonato al museo, ovvero l'ultimo componente dell'ultimo viaggio nella grotta. Io sono molto curioso di vedere l'antro della Sibilla. Il presunto antro è questo. Questo l'ho ridisegnato io su questa grafica del 500. Poi c'è un intervento dell'uomo che sono queste specie di sedie che sono ai lati di ogni caverna. Si vede che un antro è abbastanza profondo. Chissà dove portano queste grotte. Esatto. Io fui incaricato di esplorare questa grotta. Non ci fu nessuna possibilità di potersi introdurre attraverso qualche piccola fessura, se non per qualche mezzo metro. Abbiamo trovato frammenti di terracotta. Io ho avuto la certezza che si trattasse di materiale molto antico. Probabilmente lì ci sarà stato un insediamento all'epoca romana o preromana. Questo vasellame chi lo adoperava? È un po' un punto interrogativo. Questo materiale poi non sappiamo che fine abbia fatto. Più gli corri dietro e più queste cose scappano. Forse è la Sibilla che non vuole farsi trovare. Potrebbe anche darsi.